Buongiorno, buon mercoledì. Voi vedrete questo video probabilmente penso venerdì e io avrò già fatto il tampone, ho l'appuntamento domani mattina. Potrei anche inserire la giornata di oggi e la giornata di domani all'interno dello stesso video, se non chiacchiero troppo. Potrei pensare anche di fare una cosa del genere, così magari poi vi dico anche com'è andato il tampone. L'ha fatto lunedì, come sapete. È arrivato l'esito ed è ancora positivo, anche se non ha più nessun tipo di sintomo, sta bene, ma il risultato è ancora positivo. Quindi gli hanno prenotato il tampone, il terzo tampone per la settimana prossima, esattamente fra una settimana, quindi incrociamo le dita per la prossima volta perché questa volta non è andata bene e quindi immagino che anche il mio di domani non avrà un esito negativo, nel senso proprio vero del termine. Immagino di essere positiva ancora anch'io, però non è detto, vediamo domani. Comunque, cosa devo fare oggi? Innanzitutto è quasi ora di pranzo, quindi fra poco mi dedico a quello. Ho portato giù dal mio ufficio, perché come sapete ho un piccolo ufficio, mi sono ricreata il mio piccolo angolino sul soppalco più piccolo che abbiamo in alto e sono andata a recuperare la mia agenda, perché adesso voglio segnarmi un po' di cosine, un po' di acquisti che devo fare, che vogliamo fare per il giardino. Quindi mi sto segnando le cose che vorrei comprare, le cose che poi effettivamente vado ad acquistare, qualcosa già comprato ieri. Nella giornata di oggi voglio fare altri acquisti, tutto su internet, stiamo prendendo tutto da internet per forza di cose. Mi sto segnando quindi anche tutti i prezzi per vedere poi un po' quello che ci salta fuori tra una cosa e l'altra, anche perché non sembra, ma le cose da giardino in generale, avere un bel giardino ha un costo notevole. E quindi insomma mi sto segnando per bene tutto. Adesso usciamo così vi faccio vedere quello che vorrei fare, diciamo così, le piccole modifiche che vogliamo, modifiche, le piccole cose che dobbiamo sistemare, come ad esempio il prato, perché è un po' incasinato, adesso vi faccio vedere così capite meglio di cosa sto parlando. Sicuramente la primissima cosa che devo fare in questi giorni, in questa magari già questa settimana, è riportare i cuscini del divano e delle poltroncine, perché per la prima volta quest'inverno abbiamo lasciato tutto il set insomma, all'aperto. Comunque è protetto dal portico. Il divanetto comunque è di un bel materiale in alluminio, quindi resiste alle varie temperature anche durante l'inverno. E visto che è una cosa abbastanza ingombrante da portare fuori, cioè da portare in garage, abbiamo visto negli ultimi anni che abbiamo fatto un po' di fatica, abbiamo deciso quest'anno di lasciarlo. Però ho tolto i cuscini perché i gatti si mettevano sopra e me li hanno sporcati. Quindi li ho messi da parte, devo recuperarli, volevo anche lavarli per poi rimetterli adesso che arriva la bella stagione. Comunque, cosa vogliamo fare in giardino? Innanzitutto sistemare il prato. Adesso ci sono io che faccio ombra. Qua vedete che non c'è il prato perché avevamo fatto un po' di modifiche l'anno scorso e poi non è più cresciuto perché non abbiamo dato la semina, quindi seminare dove manca, lì, lì, anche un po' qua intorno all'albero. Qui adesso sono arrivati tutti i cagnolini, qui tutta questa tratta perché qui sotto passano i fili elettrici per poi far accendere i faretti, perché abbiamo collegato i faretti. Vediamo se ne trovo uno. Eccoli lì, là, eccolo là, che illuminano la siepe durante la notte. Quindi anche qua è tutto da fare. E poi dalla parte di qua c'era una piccola aiuola che abbiamo tolto. Qua c'era un pino, abbiamo tolto anche quello e è rimasto il tronco che dobbiamo ancora togliere. Ho provato da sola ma non ce la faccio, anche perché non ho gli strumenti adatti. Quindi bisogna seminare anche qui perché non è per niente bello. Poi anche qua c'era una pianta che abbiamo tolto ed è rimasto il buco. Qui c'è il coperchio che è rotto, vedete, è completamente rotto, quindi ho già comprato il coperchio da sostituire perché così non mi piace neanche un po'. E poi qui
L'anno scorso avevo preso questi due vasi, non so neanche dove mettermi perché c'è una giornata bellissima, c'è un sacco di ombra. Avevo comprato questi due vasi per coprire, vediamo se riesco a farvi vedere, forse così riuscite a vedere, per coprire questi due tombini che sono stati fatti qua e secondo me potevano farli da qualche altra parte. Ma dettagli, sono... diciamo con gli anni usciti dal terreno, meglio il terreno si è abbassato come vedete anche con il portico, con gli anni la terra si è abbassata mentre il tombino è rimasto lì dove era e quindi c'è questo dislivello. Ho comprato appunto questi vasi per andare a coprirli perché non mi piaceva proprio che si vedessero così bene, anche perché sono proprio all'inizio del giardino, e adesso voglio comprare, ho già trovato le piante da mettere all'interno dei vasi, infatti oggi pomeriggio o già questa mattina faccio l'acquisto, così nelle prossime settimane spero mi arrivano, così poi li posso andare a posizionare e dopo vi faccio vedere cosa ho deciso di mettere. Poi un'altra cosa che voglio fare, quindi per coprire questa roba orribile che non mi piace proprio, è andare a fare un bordino tutto intorno, quindi sia qui che laterale qui che qui, ta 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 ta, quindi proprio una cornice, diciamo così, ai vasi con i ciottoli in marmo, marmo di Carrara, bianchi come quelli che abbiamo qui sotto la siepe. Un'altra cosa che dobbiamo assolutamente fare, nel frattempo ci sono le cagnoline che vogliono giocare, è mettere un bordino per tenere i sassi da una parte e separarli dal prato. L'abbiamo trovato e dobbiamo soltanto metterlo. Ho già acquistato una piccola parte perché ho sbagliato le misure, quindi ho preso solo una parte che basterà giusto per fare quel pezzettino, quindi oggi devo completare l'acquisto. Sono rientrata perché fuori con la telecamera non riuscivo a capire se si vedeva bene oppure no, poi ho controllato le riprese ed è tutto abbastanza chiaro, però sono entrata così sono più tranquilla, riesco a parlarvi meglio perché sono fuori cani che stanno facendo anche i matti. Dicevo, ho preso ieri il bordino ma abbiamo sbagliato le misure, o meglio inizialmente avevo capito bene, poi andando a cercare sembrava esserci in una confezione, sembravano esserci 5 pezzi da 2,50 m e quindi ho preso due confezioni, convinta di aver preso due confezioni, invece quando poi sono andata a rivedermi l'ordine praticamente ho preso due pezzi da 2,50 m e noi servono circa 21 metri e quindi devo comprarne altri, ma costano ragazze una fucilata, costano davvero davvero tanto, un cavolo di bordino da mettere per separare diciamo l'aiuola dal prato, carissimi, secondo me sono davvero davvero cari. Sono in alluminio, quindi comunque di un bel materiale che non si arrugginisce, non si rovina con il tempo, con la pioggia eccetera, quindi è sicuramente una cosa duratura. Ma è stato un colpo quando ho visto il prezzo finale e quando in un secondo momento ho detto no, abbiamo sbagliato perché in una scatola ce ne sono 5, ho detto ah ok, allora no, non costano così tanto, quindi li ho comprati. Poi andando a ricontrollare appunto la mail mi sono accorta che invece avevo capito bene fin dall'inizio e nulla, però insomma vogliamo fare una cosa fatta bene, quindi prendiamo quelli. Ci sono anche in plastica che costano di meno, però dai, non è la stessa cosa, quindi visto che abbiamo fatto una cosa fatta bene fin dal principio, vogliamo completare con una cosa insomma carina, quindi dopo faccio l'ordine anche di questo, prendo le due piante, prendo il bordino che manca e poi vorrei fare un altro acquisto sempre per il giardino, ma ripeto, le cose costano un sacco, quindi adesso vediamo un attimo, piano piano, anche perché non stiamo facendo solo quello, ci sono un po' di cose e... con calma si fa tutto. Adesso preparo il pranzo, non ho idea di cosa fare. Abbiamo finito di pranzare, alla fine come avete visto abbiamo fatto delle penne con passata di pomodoro e peperoncino, quindi era proprio una pasta bella piccante, metro alla mano. Sono appena stata in giardino che ho misurato esattamente
la grandezza del vaso per ordinare, diciamo, le piante più o meno della stessa misura. Ho fatto l'ordine, la consegna è prevista per mercoledì barra giovedì prossimo, quindi fra una settimana. Stavo pensando quasi quasi di farvi vedere, addirittura di non dirvi cosa ho scelto e di farvi vedere poi quando arriva, così insieme facciamo questo lavoro di giardinaggio in compagnia, lo facciamo insieme, anche perché probabilmente anche settimana prossima sarò a casa, un po' indipendentemente dal mio tampone di domani. Tra l'altro sto guardando che la mia batteria si sta scaricando. Dicevo, indipendentemente dal risultato di domani, io comunque sarò a casa, perché essendo in zona rossa i negozi sono chiusi, quindi sia esito negativo sia esito positivo, comunque io sono a casa, quindi ho un po' di tempo per dedicarmi anche al giardino. Devo ancora finire di comprare il bordino che manca per l'altra restante parte della siepe. Faccio anche quello, così arriva più o meno tutto insieme e possiamo poi procedere con il sistemare, insomma, il giardino e completare quelle due o tre cosine che mancavano e che l'anno scorso alla fine abbiamo lasciato perdere o non abbiamo più completato. Salto temporale lunghissimo, perché oggi è giovedì mattina, mi sono preparata perché sto andando a fare il tampone, speriamo bene. Ieri poi non ho più registrato perché nel pomeriggio mi sono dedicata a un lavoretto che dovevo fare e quindi poi non ho più preso in mano la videocamera. Volendo unire i due giorni, ho ripreso diciamo da questa mattina. Sono pronta, sto finendo il cappuccino che mi ha preparato poco fa Ste, tra l'altro è ancora caldissimo perché ha utilizzato le tazze queste del Lidl che sono termiche, quindi mantengono la bevanda calda a lungo tempo e oltretutto sono leggerissime, infatti mi piacciono tanto, era stato un regalo di Natale di mia mamma e di mio papà. E adesso finisco il cappuccino, poi prendo la macchina dopo più di due settimane e vado. Sicuramente ci sarà coda, di sicuro me lo sento, però speriamo di fare il più veloce possibile. Ragazzi, sono arrivata, queste sono le macchine che ci sono davanti a me e praticamente poi dovrò entrare dove vedete quel padiglione, quindi forse non mi è andata malissimo. Ed eccomi, sono arrivata a casa, è andato molto bene, devo dire, nel senso che non ho sentito particolare fastidio, è stato molto più sto meno fastidioso, quindi molto più leggero rispetto alla quando l'ho fatto due settimane fa. Mi hanno dato il foglietto, insomma, per controllare il referto, l'uscita, insomma, l'esito del tampone. Loro mi hanno detto al massimo entro sabato, però secondo me, visto quello che è arrivato Ste il giorno successivo, secondo me già domani anch'io saprò il risultato, magari anche stasera, però forse stasera è un po' troppo presto. Io terrò controllato, però immagino che sarà disponibile secondo me da domani mattina. Comunque, essendo di strada per andare appunto alla poliambulanza, sono passata nel comune dei miei genitori, quindi mi sono fermata fuori dal loro da casa loro, proprio dal cancellino direttamente della strada, e mia mamma mi ha fatto trovare fuori le ceste del Lidl che le avevo fatto prendere ormai penso due settimane fa, e sono queste. Dopo le apro e vedo di posizionarle in casa, mi piacerebbe metterle in bagno e contenere tutti i prodotti di skincare, però ce ne sono tre, quindi in bagno vorrei mettere quella un po' più piccolina e le altre due utilizzarle per qualcos'altro. Dopo magari vedo, comunque sono bellissime e fra un attimo ve le faccio vedere più nel dettaglio. Poi, mentre ero via, Ste mi ha detto che è arrivato un pacchettino da Ava e May, quindi adesso apriamo anche quello perché sono super curiosa. Quando arrivano i pacchi, la prima cosa che faccio di solito è aprirli subito, perché sono troppo troppo curiosa di vedere quello che mi mandano le aziende. E nulla, tra l'altro la coda è stata davvero molto fluida e veloce, sarà che forse
era mattina e quindi non c'erano ritardi che si sono accumulati, cosa che magari è successa quando stai andando verso, in tarda serata. Sicuramente si erano accumulati i ritardi di tutta la giornata e poi chi appunto andava in serata magari rischiava di ritardare, come è stato per lui, perché lui ha fatto 1 ora e 20 di ritardo. Io invece avevo l'appuntamento a 11:20 e ho fatto il tampone alle 11:21, quindi puntualissima. Le macchine davanti non erano tante, avrò avuto circa una quindicina di macchine, però il tutto è stato molto veloce. Però c'era tantissima gente, anche dietro di me sono arrivate tantissime altre macchine, e poi proprio lì attaccate alla poliambulanza, perché di Brescia sicuramente lo saprà, c'è anche il piazzale del Luna Park e anche lì fanno tamponi, e anche lì c'era un sacco di gente. La situazione quindi è sicuramente ancora molto a rischio, ci sono tante persone, specialmente nella nostra provincia, non so come mai, ma che hanno bisogno di fare il tampone, ma penso che sia così un po', diciamo, in tutta Italia, bene o male. Però Brescia particolarmente è colpita da questo benedetto virus, e quindi c'era un sacco di gente tra la poliambulanza e la zona del Luna Park. Comunque sono contenta di averlo fatto, così mi sono tolta un peso, insomma speriamo bene, vediamo, vi tengo aggiornate. Andiamo ad aprire il pacchettino di Ava e me, vediamo un po' che cosa c'è di bello. Loro tra l'altro mettono sempre, diciamo, una cartolina che sembra un biglietto aereo, anche perché, come sapete, le loro candele sono ispirate a vari posti nel mondo, quindi secondo me come idea questa ci sta davvero tanto. E abbiamo una nuova candela e il tè, perché hanno realizzato da poco anche il tè, quindi una tisana abbinata alla sua candela. Questa candela si chiama Cappadocia, quindi un posto della Turchia. Devo aprire la scatola in questo modo perché altrimenti non riesco a sfilarla, ed è la candela maxi, quella con i 3 stoppini, ed è in formato quadrato a differenza delle loro tradizionali che sono tonde. Bello anche il peck, che è sfumato, parte dallo scuro e va via via verso il colore più chiaro, e la fragranza, oddio, è buonissima. Ho un po' di raffreddore ma la sento, è una fragranza dolce, mi sembra di sentire qualcosa di fruttato, buonissima. E poi c'è appunto il tè abbinato, e qui abbiamo la mela, la vaniglia e l'arancia, quindi immagino che sia buonissima. Ah ok, ovviamente è chiusa nella sua bustina, magari oggi pomeriggio provo questa tisana. Si sente comunque, anche se chiuso leggermente, qualcosa. Che buono, non vedo l'ora di provarlo, e mi piace molto l'idea di abbinare alla candela una tisana. Fantastica, grazie mille. Adesso sistemo tutto, tra l'altro è suonata Alexa perché è pronto il pranzo, abbiamo fatto le lasagne, quindi adesso mangiamo, anche perché ho strafame. Rieccomi, sono le 5 del pomeriggio, ho provato a controllare ma il referto non è ancora uscito, quindi mi sa proprio che sarà disponibile da domani. Io comunque continuerò a guardare anche stasera prima di andare a letto, però immagino che almeno fino a domani io debba aspettare. Comunque adesso vi faccio vedere le ceste appunto della Lidl che mi aveva comprato mia mamma. Ormai non le potete più trovare, mi dispiace farvele vedere soltanto adesso, però sono uscite 2 settimane fa, quindi non sono più disponibili. C'erano 2 modelli, diciamo, questo set venduto appunto a 3, quindi 3 ceste di varie misure, e poi c'era, diciamo, uguale ma la misura molto molto più grande, che però non le ho fatto prendere perché mi sembrava troppo grande, poi non sapevo bene come poterla sfruttare, e quindi ho scelto questo qua che costava sui 13 euro, mi pare.
tutte e tre. La prima, la più piccolina, è questa, che pensavo di mettere in bagno con all'interno tutti i prodottini della skincare. Sapete che qualche giorno fa, per voi, perché ho pubblicato video forse qualche giorno fa, per me è passata una settimana, avevo già riorganizzato il bagno, e come ho organizzato adesso con i prodotti che mi servono, comunque sono soddisfatta, perché giusto le 5-6 cosine che utilizzo sempre tutte le mattine e tutte le sere sono in un cassettino sempre tipo legno, che va quindi a contenere i prodotti, così che non sono in giro nel bagno, e come ho organizzato mi piace. Però mi piaceva anche l'idea di questo cestino, però forse è un po' piccolino questo. Potrei utilizzare questa misura un pochettino più grande. Questa è la misura media, quindi vedete, un pochettino più grande rispetto a questa. Mi piacciono molto anche perché hanno la possibilità di prendere la cesta lateralmente con queste due maniglie. Questo non sarebbe male come misura, non da mettere sul mensolone del bagno, ma da mettere sotto in appoggio al mobile che abbiamo sotto. Potrebbe starci, dopo provo. E poi c'è la misura un pochettino più grande ancora, che è questa. Questa è la piccola e questa è la grande. E questa potrei metterla o in taverna, visto che come colori ci sta bene, oppure potrei metterla sul soppalco vicino al divano con magari qualche rivista all'interno. Potrei provare in questo modo. Poi, visto che me l'avete chiesto, vi faccio rivedere il tappetino di Joie Mocha, e magari qui sotto vi lascio, perché forse l'altra volta mi sono dimenticata, la pagina Instagram della ragazza che me l'ha realizzato e che poi l'ha regalato alle cagnoline. Loro lo amano. Adesso sono sedute tutte e due sul tappetino davanti alla stufa. E potete far personalizzare appunto questo materassino con la foto del vostro cagnolino, del vostro gatto, e potete scegliere le misure. Ad esempio, io ho scelto la misura taglia M, però c'è anche più grande oppure c'è anche più piccola, insomma in base alle vostre esigenze. E se scrivete a questa ragazza su Instagram in direct, perché non ha un sito ma ha soltanto questa pagina, se le scrivete un messaggino e le dite che avete visto il materassino da me, dicendole il mio nome, quindi Giada Fra, con questo codice, in omaggio lei vi manda anche dei sacchettini per organizzare, comunque porta oggetti un po' tipo questi in stoffa con varie fantasie che realizza sempre lei, e poi potete sfruttare appunto per organizzare all'interno dei vostri cassetti, la dispensa, quello che volete. Ho recuperato il materassino, così ve lo faccio vedere. Allora, questa è la misura media. C'è Mocha che vuole salire. Comunque, come vedete, c'è la loro foto, la foto di Joie Mocha. La foto l'ho scelta io, gliel'ho mandata via mail e lei appunto l'ha fatta stampare. Abbiamo fatto mettere i loro nomi qua in alto, però potete decidere anche dove far mettere il nome, in basso, qui in fondo, magari con un'etichetta. Potete proprio scegliere e personalizzarlo in tutto e per tutto. E io ho scelto anche il colore del materassino esterno, quindi oltre alla foto anche il bordino. Poi dietro, questo è pieno di peli, dietro c'è la zip, quindi si può sfoderare e lavare in lavatrice, cosa che farò io questo weekend, perché l'avete già ridotto, che è una roba, è sporchissimo. Sono piccole, ma sporcano anche loro. Abbiamo finito di cenare, adesso voglio andare in bagno a farmi una bella maschera. C'è il robot che sta pulendo il pavimento, tanta roba, è comodissimo, ormai non posso più farne a meno, perché tutte le sere dopo aver cenato lo faccio sempre partire, così la mattina mi trovo il pavimento bello pulito. Adesso spengo quasi tutte le luci normalmente la sera, ma lascio accesi i faretti, quelli in alto lì, così illuminano un pochettino anche per le cagnoline. Poi mi piace l'atmosfera che fanno. Vado in bagno, così appunto faccio la mia maschera che ho già preparato. E ho preparato questa maschera di Hello Body, la Coco Wow. Adesso vado a struccarmi, così poi faccio la mia maschera e poi ci mettiamo a guardare, penso, qualcosa di nuovo su Netflix, perché abbiamo finito la serie TV che stavamo guardando
una coppia quasi perfetta, è una serie di una stagione molto corta, però è stata molto, molto bella, ci è piaciuta. L'abbiamo guardata infatti nel giro di meno di una settimana, un po' perché siamo chiusi in casa, un po' perché comunque è breve, quindi in un attimo l'abbiamo vista. E stasera dobbiamo metterci a scegliere una serie TV nuova, anche perché tante serie TV ci piacciono in comune, quindi le guardiamo insieme, però tante altre o piacciono a me o piacciono a lui, quindi le guardiamo in separata sede. Dobbiamo sceglierci però qualcosina da guardare insieme, perché abbiamo praticamente quelle che ci ispiravano, le abbiamo già viste tutte. Vado a mettere la maschera e tra l'altro sto notando che questa è quasi finita. Comunque ho 2/3 cose da dirvi prima di chiudere questo video, quindi cerco di essere il più veloce possibile. Se vi può interessare, qui in descrizione, non è una DV, lo faccio volentieri se vi può interessare, visto che non tutti hanno Instagram e quindi non possono guardare magari le storie, oppure gli sfuggono perché durano solo 24 ore. Vi lascio il link del sito di Hello Body se vi può interessare, con il codice GiadaFra50 e su una spesa minima di 79 euro, che poi nel carrello viene dimezzato, quindi in realtà con 40 euro di spesa potete avere in omaggio 2 prodotti, una maschera in tessuto all'acido ialuronico e i nuovissimi booster, in particolare quello all'acido ialuronico, che va a idratare e rimpolpare il viso, che mi piace tantissimo. Quindi se volete provarli ed averli in omaggio in regalo, con il codice GiadaFra50 potete approfittarne. Vi metto tutto qui sotto. Poi sono andata a vedere se era uscito il referto, visto che è tardi ormai, perché sono tipo le 9 di sera, esatto, ma non è uscito, quindi secondo me sarà online da domani mattina, almeno guardando le tempistiche di quello di Ste. Lui ha fatto il tampone lunedì sera e ha avuto il risultato martedì, l'hanno caricato tipo alle 2 del pomeriggio, quindi secondo me più o meno come tempistica io potrei trovarlo già domani mattina appena mi sveglio. La prima cosa che farò sarà andare a controllare, quindi in questo video non posso dirvi il risultato perché non lo so nemmeno io. E poi mi sono arrivate 2 mail dove mi dicono che ci sono in consegna dallo stesso corriere 2 pacchi e tutto quello che ho acquistato per il giardino. In realtà poi, come vi ho detto ieri mattina, non ho finito di acquistare tutto quello che mi serve, volevo prima vedere più che altro il profilo per l'aiuola, volevo prima vedere com'era, visto che costa parecchio, quindi ne ho preso quello che ho ordinato, vedo com'è, se mi piace, ma penso proprio di sì, però già che ci sono, già che devo comunque prenderne un altro, ho detto aspetto che mi arriva quello che ho già ordinato, così almeno lo posso vedere e poi vado a comprare tutto il resto, anche perché la parte che mi manca da comprare è la parte comunque più grossa, quindi è la spesa quella più consistente, e quindi abbiamo deciso di fare così. Stavo guardando il meteo per domani perché ho detto quasi quasi se mi arrivano le cose posso iniziare a sistemare un po' il giardino, iniziare con i lavoretti che voglio fare, però domani, fatto controllare ancora, ma domani mettono pioggia nel pomeriggio, sabato nuvoloso, quindi preferirei fare un lavoro di questo tipo completamente al sole. E domenica anche non è bellissimo, c'è sempre nuvoloso, però lunedì è molto bello, soleggiato tutto il giorno dalla mattina fino al pomeriggio, quindi mi sa che farò questo lavoretto lunedì pomeriggio. E niente, io adesso chiudo questo vlog, spero di avervi tenuto compagnia, voi in questi 2 giorni ne avete tenuta tanta, a me lo sapete, e se vi è piaciuto il video fatemi sapere con un pollicino in su, un bacione, a presto, ciao!